È una comunità sotto shock, quella di Altavilla Milicia, che ieri sera si è riunita per dare vita ad una commossa fiaccolata in memoria di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel Barreca, uccisi al termine di un macabro rituale di liberazione dal demonio, condito da un mix di fanatismo religioso, torture e ignoranza. A guidare il corteo, i giovani studenti del liceo artistico di Bagheria, la scuola che frequentavano Kevin Barreca e la sorella, arrestata anche lei per omicidio e occultamento di cadavere. La 17enne, infatti, ha confessato ai magistrati di aver avuto parte attiva nei tre delitti, insieme al padre Giovanni Barreca e alla coppia composta da Sabrina Fina e Massimo Carandente. Tutta la famiglia, sia vittime sia carnefici, sarebbe stata consapevole e protagonista, anche con atti autolesionistici, di quello che stava avvenendo in casa da un mese, ma la situazione poi sarebbe degenerata con i tre omicidi. Le indagini, ovviamente, sono tuttora in corso affinché siano chiari tutti i contorni della vicenda che ha sbigottito l'opinione pubblica. Cittadini, studenti, gruppi scout, sindaci del comprensorio, tutti insieme per dire no alla violenza e per chiedere giustizia e pene severe. Al corteo era presente anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, in quanto Antonella Salamone era originaria proprio del piccolo centro agrigentino. Guardi, io Antonella non lo conoscevo, non è nata ad Aragona, loro si sono poi spostati a Novara, quindi questa ragazza è cresciuta là. Io conoscevo benissimo, conosco benissimo la mamma, che è coetanea mia, la nonna, i parenti, devo dire tutte brave persone, quindi penso che Antonella sia stata altrettanto. È un fatto che ha sconvolto tutta la comunità, perché noi siamo una comunità piccola, su per giù, gli stessi abitanti di Altavilla Milicia, quindi ci conosciamo tutti e devo dire una famiglia molto rispettosa, una famiglia molto per bene, Non ve quindi non ce l'aspettavate. l'aspettavamo completamente che fosse coinvolta in un episodio veramente terribile, ecco, non ci sono altre parole. Siamo qua proprio a testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia e anche a tutta la comunità di Altavilla per questo terribile. La comunità vuole riflettere, vuole sperare, vuole pregare, vuole abbracciare i sopravvissuti ed esprimere il proprio dolore. Temevamo che orrore si potesse aggiungere all'orrore, ma non immaginavamo che si arrivasse così a questo punto. Siamo davvero molto provati. Ecco, lei conosceva questa famiglia anche se vivevano fuori dal centro città? Sì, li conoscevo di vista, conoscevo la signora Antonella che, come si è ormai ripetutamente detto, svolgeva attività lavorativa saltuariamente presso il comune. Tutto lasciava immaginare che ci potesse essere dietro il sorriso, il volto sereno della signora Antonella, poi un dramma di queste dimensioni, di queste proporzioni. Sicuramente abbiamo sensibilizzato i ragazzi ad essere solidali, uniti insomma in quello che è successo per dare sostegno e forza e per fare sentire la nostra voce, il fatto che nessuno è solo e che ci siamo.